Siamo qui con Valerio Signorini, coach del Sant'Andrea, un'altra vittoria, l'ennesima in questo campionato. Avete giocato una grande partita, avete accelerato tantissimo fra il secondo e il terzo quarto, soprattutto nel terzo giocando un basket velocissimo e molto spettacolare, è arrivata una bella vittoria netta e limpida. Sì, hai detto tutto giusto tu, abbiamo sofferto un pochettino di transizioni quando sembrava che la partita fosse finita e quindi abbiamo dato qualche speranza portandosi riducendo un attimino il gap, però la mia squadra l'ho vista bene, l'abbiamo inserito da una partita Orfei, è stato in campo benissimo, Grassi, stasera avevamo problemi col cambio dei lunghi, però la Mangherini è stata in campo tre quarti e mezzo con assoluta, cioè, difesa, ha preso rimbalzi, tirati liberi. Sono soddisfatto, rispetto alle squadre che ho visto, noi forse come esperienza e come caratteristiche, niente, abbiamo qualcosa in più. Se vuoi trovare un po' una difficoltà a portare palla, ci manca un pezzettino, nel senso che non abbiamo un giocatore che ha fatto il playmaker. Ci sarebbe Guidoni, ma ha dei problemi a un ginocchio e quindi in questo momento soffriamo un po' in quel ruolo. Quello che impressiona di questa squadra è l'atletismo. Nonostante l'età alta, siete veramente molto rapidi, giocate un basket molto veloce. Sì, ma con questo non te lo dico che è grazie all'allenatore, grazie agli allenamenti, perché ci alleniamo una volta e no, sono tutta gente, vabbè, non so, Mangherini, Grassi, Orfei, tutta gente che ha fatto dei campionati, Riccioni fino all'anno scorso, Fesio che ha vinto la posa, Mangherini anche, Grassi l'ho allenato 4 anni a Cusano, è tutta gente che fisicamente sta bene, ecco. Perfetto, mister, buon proseguimento di stagione, grazie mille. Oh, grazie a te e speriamo in bene.